È evidente che quanto più la società si fa tecnologica, più i lavori tenderanno a ridursi. E paradossalmente, quello che è sempre stato il sogno più antico dell'essere umano, cioè quello di liberarsi dal lavoro sotto come forma di schiavitù, non come forma di realizzazione, si sta trasformando in un incubo. Riprendo le parole del filosofo Galimberti. Ripeto, liberarsi dal lavoro si intende liberarsi dal lavoro che è schiavitù. Con schiavitù intendo schiavitù dallo stipendio, dal denaro. Cioè tu lavori non perché ti piace quello che fai, non per amore di quello che fai, non per passione di quello che fai, ma lavori solo per portare a casa la pagnotta, lo stipendio alla fine del mese. Insomma, la tecnologia spaventa il mondo del lavoro. Un rapporto del Censis ci dice che 7 milioni di italiani temono che la tecnologia li possa spodestare il loro lavoro, cioè che l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale possa far sparire questa opportunità di lavoro. In particolare, questa indagine rivela che su due intervistati, un impiegato vive questa situazione proprio con ansia. E queste ansie sono diffuse. Però la riflessione a cui vi porto è proprio questo. È paradossale che alcune volte abbiamo definito alcuni lavori, lavori schiavizzati. Però è proprio paradossale, no? Come la frase che diceva, vi riportavo prima del filosofo Galimberti. È paradossale che lavori che noi abbiamo sempre ritenuto come schiavizzanti. Parlo di lavori dove carichi e scarichi dalla mattina alla sera, che siano caricare e scaricare cassette di frutta o raccogliere pomodori o scaricare pacchi. Sono lavori che non possiamo definire la passione, no? No, ho la passione di andare in magazzino a scaricare e caricare. Sì, puoi dire, raccontarti che è la passione per un anno, due, tre, poi dopodiché è la tua voglia insita di crescita in te che ti porta a romperti i coglioni di quel posto di lavoro. Eppure devi continuare a dire mi bacio i gomiti, prego, addio e mi auguro di averlo per i prossimi 10 anni. Ma non stai pregando di avere quel posto di lavoro, stai pregando di avere quello stipendio. Schiavi del denaro, schiavi dello stipendio. Sia chiaro, per alcuni è una condizione rispettabilissima. Qui è semplicemente un'osservazione che voglio portarvi in questa sezione dedicata al lavoro all'interno di questo mio canale. E se è la prima volta che ti ritrovi qui, iscriviti perché affrontiamo anche tantissimi altri temi. Voglio sapere cosa ne pensate qui sotto. Voglio sapere da voi quante volte vi siete contraddetti. Io l'ho fatto, no? Io l'ho fatto, lo ammetto. Quante volte vi siete contraddetti nel dire quel lavoro è schiavizzante, quel lavoro dovrebbe essere retribuito di più. Però il punto era sempre collegato al denaro, cioè se è schiavizzante è schiavizzante, non è che mi paghi 12 o mi paghi 8 diventa meno schiavizzante. Non so se è chiaro quanta importanza stiamo dando al denaro e allo stipendio, giustificando che quel lavoro può andare bene se mi paghi meglio. E quando la tecnologia ci dà l'opportunità di cancellare dalla faccia della terra sti lavori, raggiungere questo sogno dell'essere umano di liberarsi dalla definizione di lavoro come forma di schiavitù e proiettarsi nel lavoro come forma di dignità, di amore, di passione, di professionalità, di raggiungimento, di realizzazione. È paradossale, no? Che ci si scontra con queste due idee. È evidente che soprattutto per le nuove generazioni, anche per le vecchie generazioni, è necessario, ci sono degli strumenti che la politica sta pensando in tutte le parti del mondo, che chiamano redditi di inclusione, redditi di cittadinanza, che possano aiutare queste persone che perdono il lavoro. È chiaro che poi queste persone e anche i ragazzi che si formano nelle nostre scuole devono essere instradate, formate a ragionare e ad aprire i propri limiti, aprirsi ai propri limiti, andare di fronte ai propri limiti, alle proprie credenze. La credenza di dover trovare per forza, dopo che ho studiato economia, un posto di lavoro in banca. La credenza che papà o mamma o il raccomandato della situazione mi piazzerà in sanità, nella scuola pubblica, nel posto fisso, eccetera, eccetera. È finita quell'era, ma è un bene. È finita l'era che lo Stato ti spingeva nel posto di lavoro fisso. Lo Stato non c'ha più una lira, cazzo, non c'ha più soldi, meno male. Ma quindi ci vogliono degli strumenti che vengono definiti di welfare per sostenere chi perde il lavoro, sostenere chi si reintroduce nel posto di lavoro, ma soprattutto formarsi, aprirsi
ad un nuovo mondo. E per farlo è necessario vederlo. Devi prima vedere questo nuovo mondo, un mondo dove ci sono tantissime opportunità, di cui spesso e volentieri molti sono passivi, attori che subiscono, no? Le pubblicità e l'informazione, il prodotto in vendita di internet, ma mai attivi, cioè sfruttare questa opportunità per proporsi, proporre la propria passione, la propria missione, la propria sapienza, la propria intelligenza, le proprie conoscenze, quello che sai fare. Chiaramente è inutile dirvi che per me è un bene il mondo verso il quale stiamo andando. Sono convinto che l'essere umano troverà una soluzione, come al solito, perché la vita, abbiamo capito, no? È fatta di problemi che devono essere risolti dall'essere umano, no? Credo che vi ritroverete in questa affermazione. E quindi troverà anche una soluzione rispetto alla mancanza di questo lavoro, però una riflessione non possiamo che non farla rispetto a quanto sia paradossale che l'essere umano, che ha sempre sognato di cancellare dalla faccia della terra alcuni lavori usuranti e si trova di fronte all'utopia, al sogno che si sta realizzando di cancellarli, adesso si trovi nella situazione assurda di lamentarsi della serie non ci va bene proprio niente. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.